Giovedì 26 marzo 2015, in prima serata su Canale 5, ci attende un nuovo appuntamento con la seconda stagione di Il Segreto. La puntata che tutti i fan della soap attendevano con ansia sta per arrivare. In questo episodio, infatti, Maria ricorderà finalmente chi è l'uomo che l'ha violentata e la scoperta getterà la ragazza nello sconforto. Nel frattempo, grandi novità attendono anche gli altri personaggi di Puente Viejo. Ecco le nostre anticipazioni. Una frase di Mariana fa riemergere in Maria ricordi di circostanze in cui Fernando si è comportato in maniera sospetta. E così la ragazza decide di non bere il bicchiere di latte con il ricostituente che suo marito gli prepara ogni sera. Maria finge di essere addormentata e così scopre che Fernando, nottetempo, mentre lei sta dormendo profondamente stordita dal narcotico, le usa violenza. Il giorno seguente Mariana sorprende Maria impegnata a lavarsi in maniera troppo energica. Intuendo che qualcosa di grave deve esserle successo, corre ad avvisare Gonzalo, che si precipita in villa, ma Maria lo caccia di casa con grande felicità da parte di Fernando e Franziska che assistono alla scena. Soledad nel frattempo non riesce a darsi pace per la morte di Federico e neppure Tristan è in grado di consolarla. Alfonso, Emilia e Candela nel frattempo sono riusciti a vendere quasi tutti i biglietti per il cinematografo. Anche Franziska decide di andare chiedendo a Leon di accompagnarla. Aurora continua a stuzzicare Fernando, il quale però ha altri pensieri per la testa. Il figlio di Olmo non si fida della ragazza e non vuole correre inutili rischi. Poi però le racconta della relazione tra Maria e Gonzalo prima del loro matrimonio. Maria e Aurora si recano nel luogo in cui la giovane subì la prima violenza e proprio lì Maria ricorda tutto. È stato Fernando a stuprarla. Pedro, leggendo il giornale, si convince che la donna che si trovava in compagnia di Vladimiro sia la principessa di Russia Anastasia, sopravvissuta allo sterminio della famiglia reale. Nella piazza del paese tutto è pronto per la proiezione del film. Al termine della serata, Alfonso ed Emilia annunciano che il ricavo sarà devoluto per l'operazione agli occhi che potrebbe restituire la vista a Quintina. Raimundo infine confessa ad Emilia la verità sulla morte dei suoi genitori. Fu Leon a causare l'incidente. Emilia è sconvolta. Appena incontra Leon, lo aggredisce verbalmente dicendogli che lo considera un vile assassino.